41 anni dopo riaprono le porte della chiesa di Santa Maria dei Greci nel centro storico di Polla e riaprono per l'inizio dei lavori di ristrutturazione dello storico edificio chiuso dal terremoto del 1980. Dopo numerose sollecitazioni, richieste, appelli, finalmente è arrivato il finanziamento per i lavori grazie ai fondi stanziati dal governo Renzi nel 2016 per la tutela della bellezza. Bisognava mandare delle mail di segnalazioni a bellezza@governo.it e così i pollisi fecero, intasando letteralmente le mail dedicate. A spronare questo continuo invio di mail fu il parroco della chiesa Don Luigi Terranova, richiesta alla quale risposero in migliaia, e proprio Don Luigi sabato ha benedetto l'inizio dei lavori. Al fianco del prete anche il compianto sindaco Rocco Giuliano, in continuo pressing per avere il finanziamento. Così si è riusciti a ottenere oltre 1 milione di euro di finanziamento, che ha portato al via dei lavori di recupero e ristrutturazione, lavori che dovrebbero durare circa un anno secondo quanto riferito dalla ditta esecutrice. Estremamente felice ovviamente il sindaco di Polla Massimo Loviso, al taglio del nastro insieme all'assessore ai lavori pubblici Rossella Isoldi. Presenti alla consegna dei lavori l'intero consiglio comunale di Polla, presieduto dal sindaco appunto, i parroci Don Franco Maltempo e Don Antonio Calandriello, oltre a Don Luigi, le forze dell'ordine, presente inoltre tra gli altri il responsabile del progetto, gli architetti Carmen Stabile e Guglielmo Saraco, l'ingegnere Giuseppe Curcio.